Non vi meravigliate se da oggi incontrerete per strada chi parla all'orologio. Non abbiate paura, non è colpa della finalmente riuscita attuazione della legge Basaglia. I giovani rampanti o i professionisti in carriera che parlano al telefono non sono pazzi, ma semplici utilizzatori dell'iWatch di Apple. Nel mondo è in vendita da fine aprile, in Italia da oggi. È un orologio che si collega al telefonino, uno smartwatch, un orologio intelligente, ed è il primo della mela di Cupertino. Era dal 2010 che l'Apple non aggiungeva novità alla sua linea tecnologica. Altri produttori come Samsung e Sony hanno esordito nel mondo degli smartwatch già da tempo, ma quello di Apple è, come tradizione, già dal primo giorno il migliore sul mercato. L'iWatch è in grado di replicare sul polso tutto ciò che già fa il telefonino e lo fa in maniera più amichevole, precisa e semplice dei colleghi, e anche in maniera più elegante. Certo, adesso potreste domandarmi, cosa ce ne facciamo di un telefono sul polso? Sarà solo una moda o un'altra appendice inutile in più? Di sicuro c'è che la famosa categoria della tecnologia da indossare, che finora era per l'appunto vaga, da oggi sarà molto più concreta. Come per il comunicatore del signor Spock, un'altra follia del mondo di Star Trek è diventata realtà. Un avvertimento: prima di comprare un iWatch, chiedete di indossarlo.